procedono presso la fabbrica dei sapori di Battipaglia, messa a disposizione dai fratelli Rago, le vaccinazioni nel mondo agricolo. Inaugurato qualche giorno fa alla presenza del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, il centro di accoglienza sta funzionando bene e sono circa 4.000 le persone che dovrebbero essere vaccinate. Ascoltiamo però a tal proposito Rosario Rago, uno dei fratelli che ha messo a disposizione la struttura. Abbiamo avuto il piacere di avere il presidente De Luca all'inaugurazione. Siamo stati il primo centro in Italia ad essere inaugurato e penso che per il mondo agricolo possa essere effettivamente un qualcosa per velocizzare ed uscire fuori da questa crisi che purtroppo ha fatto danni importanti un po' a tutte le imprese. Siccome le nostre imprese sono state quelle che hanno mantenuto e hanno continuato a consegnare i prodotti agricoli, è importante che si rimettano in sesto e possano continuare a farlo nel miglior modo possibile. Breve accenno, quante unità sono da vaccinare e in che tempi si potrà concludere questa operazione? Mi diceva il presidente Costantino di Confagricoltura che abbiamo una lista di circa 3.000 già prenotati, però le liste in continuazione arrivano agricoltori che vogliono far vaccinare tutti i dipendenti, sebbene diciamo che in Campania le vaccinazioni stanno avanzando in modo velocissimo, ecco. A volte ci capita che ci sono aziende prenotate con 50 e ne arrivano 35 perché gli altri sono stati già chiamati ad essere vaccinati, però c'è un forte interesse rispetto a questa iniziativa e questo forte interesse è dovuto a tutti per cercare di uscire quanto prima ed arrivare all'immunità di gregge.